Seven Sun Resort and Casino è un progetto, un po' una visione nuova a livello europeo. Abbiamo pensato di creare qualcosa di diverso, qualcosa che rompesse gli schemi, qualcosa che andasse in una direzione diversa, perché il mondo del divertimento, dei casinò, del leisure in generale sta cambiando moltissimo. C'è voglia di fare tante altre cose, non solo giocare, non solo stare in hotel, in piscina, quindi abbiamo pensato e sviluppato questo progetto. Per fare ciò abbiamo dovuto elevare tantissimo il livello qualitativo degli ambienti, delle strutture e anche quello dei servizi. E poi abbiamo dovuto pensare a tante cose un pochino diverse e complesse rispetto alla normale realtà di un hotel con un casino. Abbiamo creato quello che è un resort all'interno del quale è un contenitore, abbiamo messo una serie, come detto, di servizi nuovi, innovativi, di alto livello, che rompessero un pochino anche quello che era la tradizione per invogliare clientela diversa e nuova, soprattutto dall'estero, a frequentarci. La Valle d'Aosta è un luogo magnifico, però tutta l'offerta deve essere coniugata nella maniera giusta, il rapporto con il territorio deve essere equilibrato e pertanto abbiamo selezionato una serie di servizi importanti che completano quella che è l'offerta generale del nostro resort. Per realizzare questo abbiamo dovuto lavorare insieme a quelli che sono stati professionisti di altissimo livello, tecnici, anche internamente abbiamo dovuto dare il massimo. I tempi erano molto stretti, non era una cosa semplice da realizzare, con dei budget molto calibrati e quindi abbiamo cercato di creare il miglior clima possibile, abbiamo cercato di dare a tutti la possibilità di esprimere le loro capacità. E credo che abbiamo anche selezionato tecnici, progettisti, aziende che hanno poi realizzato le strutture, quello che secondo noi era il livello adeguato e tecnicamente era anche il livello giusto. Pertanto si è creato un ottimo feeling tra i nostri staff e gli staff di Piero Lissoni e anche una visione, diciamo, univoca di quello che si faceva, e non è stato poi alla fine difficile realizzare quanto realizzato. È stato complesso chiaramente la fase di organizzazione, la fase di costruzione. Devo dire che il progetto fin dall'inizio è andato nella direzione giusta, non abbiamo avuto particolari imprevisti, ancorché si trattasse di una ristrutturazione, per cui l'esperienza direi anche umana è stata sicuramente positiva.